Eccoci in via Fabio Fizzi, dove stiamo ammirando la palazzina al numero 27 di via Fabio Fizzi, dove il presunto sindaco d'Arezzo vorrebbe trasferire la sede della polizia locale. Praticamente i vigili urbani, ecco, perché i vigili urbani sono e i vigili urbani rimarranno per sempre. Come si vede non è molto grande, dietro ha un discreto parcheggio, un campo. Poi vediamo se riusciamo a trovare una foto aerea che lo fa vedere, ma come si vede la strada, pensate, è stretta. Là si arriva a via Veneto, quindi una strada trafficatissima e naturalmente una palazzina dove si pensa ci voglia 2 milioni, 2 milioni e 2 per rimetterla in condizioni di ospitare la cosa. Quindi questi qui dovrebbero essere portati via, così almeno si fa fare un po' di ginnastica alle persone che stanno qui. Ecco, la palazzina è tutta qui, non è che c'è altre strade. Come si vede non è affatto grande, tant'è vero che il sindaco ha detto che la vorrebbe anche incrementare come cosa. Una palazzina che si presta benissimo per opere sociali, come per esempio una residenza per persone che hanno l'emergenza della casa. Questo si potrebbe fare, visto che è del vescovado. Perché il problema, che puzza anche un po', è che il presunto sindaco di Arezzo la vuole far comprare perché è di proprietà del vescovado. Tutti lo sanno, però nessuno lo vuole dire. Ecco qua, partire con 800.000 euro, perché questa è la cifra che sarà data. Poi il fatto che continui a non considerare il Consiglio Comunale, e nemmeno vuole ragionare di fare un emendamento, un piccolo cambiamento, eccetera. Ha ordinato uno studio di fattibilità che costa 40.000 euro a uno studio amico, ovviamente. Ecco, questo studio amico con 40.000 euro si fa un bel progetto, non di fattibilità, esecutivo. Alla prossima!